Sì, diciamo che questo è un progetto che noi stiamo portando avanti da anni, è quello di sensibilizzare i bambini a approcciare con l'animale. Il cane è sempre visto a volte dai bambini un po' come una figura pericolosa e noi cerchiamo di far capire che il cane è un essere umano vivente che va trattato, rispettato. Facciamo vedere appunto come noi rispettiamo i nostri cani, come li addestriamo, nella speranza che il bambino apprenda l'amore che noi diamo al cane e un domani sia un buon conduttore di cani. Questo per noi è una cosa importante, oltre a far vedere quello che è il nostro lavoro, la ricerca, comunque spiegare ai bambini, per quanto possa essere difficile per loro capire, in modo semplice come facciamo ad addestrare i cani e cosa fanno i cani durante la ricerca. Sì, facciamo vedere qualcosa di molto importante che fanno i vigili del fuoco, ma inoltre fatto anche con, appunto, con l'aiuto dei cani, che comunque da sempre sono un qualcosa in più, no, per i bambini. Quindi insomma, gli abbiamo fatto anche la sorpresa questa mattina perché non gliel'avevamo detto, le maestre sono state bravissime e se li sono trovati davanti poco fa, erano veramente molto contenti. Ma al di là della parte, diciamo, del fatto che diamo piacere ai bambini nel loro percorso scolastico, crediamo che comunque queste iniziative siano anche molto formative per loro. Quindi si cerca di unire, come sempre, l'utile al, diciamo, al, si potrebbe dire, al dilettevole, ma comunque a rendere la formazione il più piacevole, il più vissuta possibile. Ecco. Ringrazio i Vigili del Fuoco e in particolare l'unità cinofila per la disponibilità che danno ogni anno per riuscire a realizzare questa iniziativa, che davvero è molto, molto bella per tutti. Grazie.